Abbiamo fatto come un entrée questa mousse di broccoli, sfera al pomodoro secco e sifone di caciocavallo podolico. Poi abbiamo questo riso 100% ceci con asparagi, barattiero e salsa al pomodoro. E per terminare abbiamo questa zuppa di ciliegie ferrovia con una mousse ricotta e limone e un'albicocca arrostita. Il tutto viene completato con un olio extravergine di oliva rigorosamente bio. Giusto per andare a terminare il piatto, per dare anche quell'acidità e ciò che ci lega alla nostra terra. Dai broccoli al caciocavallo, dalle albicocche all'orzo, le delegazioni di Canada e Giappone hanno potuto assaporare i gusti della Puglia in un cooking show organizzato dalla comunità dell'economia rurale pugliese verso la sostenibilità certificata, stand che in questi 3 giorni del G7 sta deliziando i colleghi della stampa estera. Il progetto, sponsorizzato e presentato a Palazzo Chigi, vede come ente capofila Tenuta Pinto il suo chef Giuseppe Pedone, che, attingendo dall'orto sperimentale della masseria fortificata, ha preparato i 3 mini assaggi per i giornalisti d'oltreoceano. Il grosso vantaggio oggi che noi abbiamo in Puglia è che legata alla dieta mediterranea bisogna, in termini di sostenibilità, bisogna misurare i processi e gli indicatori di sostenibilità.